Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il mio primo video in una villa, nella villa Napoli Creators. Challenge speciale, faremo 4 squadre da 2, porta a porta challenge. Bello, ottimo, bello. Quali sono le squadre? Io sto con Ale Iannace. Ciao! Lo sapevo. Qui sarà con suo fratello, il team Sciale. Mi c'è magna. Perché? Ti si mette più forte. Sì. Si è c'è magna. Ma... Sono ecco, si alza. Non lo so, bro, ho appena mangiato. Che ho mangiato? Due panini. Leggero. Uno col più. Due panini. Le altre due squadre sono Sasi e Enzo. E Kumbo. Ah boh, già abbiamo vinto, vai. E quindi? E l'ultima squadra quindi sarà Giovanni, Super Allan e Chius Gamer. No Andre, io ho il piede caldo, eh. Quindi le regole sono molto semplici, ci sarà una porta da un lato, un'altra porta dall'altro lato della piscina e si arriverà a 3 punti. Chi farà 3 gol passerà al turno successivo, quindi sono 2 semifinali e poi la finale. Signori, siamo pronti per questa prima semifinale in villa Napoli Creators. Team Sciale Boom contro il team Ale Iannace e il proprietario di questo canale. Se siete pronti, cominciate signori. So fare un pronostico, secondo me vincono i fratelli Sciale. Vediamo. Col suo sinistro magico. Vediamo. Allora risponde Cristian Massimino, che alza proprio il pallone e fa il bagno ad Ale Iannace. C'è Ale Iannace sul pallone, il pallone giallo, anche lui il pallonetto proprio a lui. Sciale boom boom a giro, completamente fuori la palla. Qui si prevede una sfida veramente molto molto lunga. Parte lui, Fabio Di Mauro, golasso di FDM. 1-0 per il team FDM. Bisogna recuperare. Allora la famiglia Sciale manda Massimino sul pallone, che parte col destro a giro, colpisce una sedia, palla fuori. Ragazzi, io sarò escluso, mi dispiace. Era il primo video di Di Mauro, però non si accende più il telefono, ragazzi. Lo provo. Pure il telefono. No. Se la torcia è accesa farete un triangolare, credo, non lo so. Esatto signori, come avete sentito faremo un triangolare. Quindi la terza squadra sarà composta da me ed Enzo Costa. Eccolo lì, Enzo Costa. Costa. Ma perché con te? Ma tu sei scarso. Ce l'ho il piede caldo, ti ho detto. Fa caldo, cioè fa pure il piede caldo. La coppia perfetta. La coppia che scoppia. Nel frattempo però c'è un'altra sfida qui da giocare, da disputarsi. C'è il team Sciale Boom. Allora parte proprio lui col suo destro a giro, troppo a giro, e tocca proprio a lui. Ancora Fabio Di Mauro, che prima ha sbloccato il punteggio. Siamo infatti sull'1-0. Vediamo se raddoppia. No, non signori, è gol. Bisogna capire. Barra traversa pina. Secondo me non è gol. Non è gol. Non è gol. Non è gol. Allora Sciale Boom predica calma. C'è Cristian sul punto di battuta, un po' defilato, ma forse è una soluzione. Vediamo un po'. Palla che rimbalza. C'è ancora Ale. Vediamo. Ci aveva detto prima che l'avrebbe poi fatto il gol, e invece questa volta sbaglia completamente traiettoria. Palla che si ferma sull'acqua. Ancora Sciale che chiede il pallone giallo. Pallone giallo, vediamo se quel duo finisce in porta, invece no, finisce in tribuna. Non riesco a trovare la traiettoria giusta. C'è ancora Fabio, pronto forse per raddoppiare, vediamo! Non ci credo. Altro palo, prima incrocio, poi palo di Fabio Di Mauro. Resta in vita la famiglia Sciale Boom, che va al tiro con Cristian Massimino. Bel tiro, ma colpisce il tronco dell'albero dietro. Palla fuori. C'è ancora Ale, che vuole riscattare la brutta figura di poc'anzi. Scaccia le mosche, scaccia i pensieri. E vediamo se fa gol col pallonetto, bellissimo. Palla fuori però, eh. Bella soluzione, bella traiettoria, però non basta. Parte Sciale. Bellissimo! Il tiro di Sciale Boom Boom che pareggia i conti. Andiamo! 1-1, palla al centro. Mancano 2 gol per sapere chi vincerà. E di nuovo il turno di Fabio, che scalda il suo mancino. Il bordo della piscina gli dice di no questa volta. Molto sfortunato, eh. L'uomo tutto vestito di nero sul punto di battuta. Colpisce una sedia, la distrugge. Era buona, bravo. Ricordiamo agli spettatori che siamo sull'1-1. Vediamo se stavolta è la volta buona. Oh! No! Non ci credo! Il palo, il terzo di non fila di questa squadra. Non è gol. Sciale boom boom! Che si ferma sul bordo della piscina. Ancora Fabio. Fabio Di Mauro. Di nuovo sul bordo della piscina. Incredibile. E ancora il turno di Cristian, che si prepara molto bene. Calcia benissimo. Fa la barba al legno.
finisce sempre così quando siamo iete. Ale, ale, ale. Vai Ale. Vai Ale. Maiale. Che fa gol! Il segreto era chiamarlo maiale. E allora 2-1, basta un gol al team di Mauro per vincere questo primo match, questa prima semifinale. A Cesciale Boom che va sul punto di battuta. Forse è meglio non andarci. Non ci credo, Fabio Di Mauro farà il 3-1 proprio adesso con questo tiro. Bellissimo, ha cappotto la porta e manda la sua squadra in finale. Hanno giocato meglio. Ale con il suo pallonetto ci ha messo in difficoltà, peccato. Abbiamo vinto ragazzi, adesso giocheranno prime perdenti, quindi la squadra di Sciale contro la nuova squadra che dobbiamo ancora vedere, quella di Enzo e Giovanni. Inizia Cristian Massimino sul punto di battuta. Alta, alta, qualtina. Attenzione Enzo Costa. Enzo Costa! Che ne pensi? Che sì, complimenti. Ora sono più pericolosi. Qualcuno mi imita. Per essere i migliori bisogna imitare i più grandi. O sbaglio. Come Messi che vuole copiare Neymar. Come magari il contrario, magari, no? Questo è bello. È come godo. Godo. Mamma mia, godo proprio. Mamma, la cosa è la storia. Cioè, che ne pensi? Non ci credo. Che ne pensi? Non ci credo. Sul punto di battuta, vedo concentrato. Sale! Troppo largo, Sciale. Troppo largo. Adesso Super Allan. Super Allan cerca il suo primo gol del content e non lo troverà neanche stavolta. Guarda la porta, guarda il pallone, calcia! Un lobo largo. Largo. Picci! La battuta, niente ragazzi, niente, non va. Parte Sciale per il pareggio. Dai, io godo, come godo, mamma mia. No, Valdisone, concentrato, calcia! Cerca i rimbalzi, ma alla fine trova solo una pozza d'acqua. Cristian Massimino. Ok, questo è diciamo un tiro un po' di sconforto, un tiro che fa percepire la loro non fiducia, la loro stanchezza. E anche la loro non fiducia nelle loro qualità balistiche. Ma adesso va Enzo Costa. Può raddoppiare, signori! Un gol clamoroso! Enzo Costa. Vai! Una speranza per riaccendere il match. Bello! Finale! Ma non trova la porta. Trova solo un Enzo Costa. Adesso tocca al Divin Bisone. Il Divin Bisone, niente, larga. Anche questa fuori per lui. Dai! Non vogliamo! Carica suo fratello calcio per d'angolo. Trovare il punto. Calcio d'angolo. Palla laterale, calcia, debole! Incredibile! Con rimbalzo nell'acqua! Vediamo sta palla! Vuol portare la squadra alla vittoria in finale! Da fermo! Col piatto! Incredibile, vicinissima, anche questa! Fabio, un commento! Adesso tecnico! Sul pareggio di Sciale. Prego. Il Divin Bisone vicinissimo ancora al palo. Fa una barba. Non ci credo. Cristian che ha trovato il gol per la sua squadra. Calcio! Non è vero Cristian Massimino. Proprio lui porta la sua squadra al pareggio. Impossibile match point al turno successivo. Ma adesso tocca Enzo Costa. Nervoso, arrabbiato, perché vuole la vittoria! Calcia! Il Cristo Costa! Simone è più forte, ciao! Quindi è una vera finale perché i vincitori di un match affrontano i vincitori di un altro match nella terza gara del triangolare. Adesso ci sfidiamo, vinca il migliore. Vinca il Bisone. Il Bisone, vedremo. E allora siamo giunti a questa finale. Fabio Di Mauro e Ale, gli annacci degli corner contro Vincenzo Costu e Super Allan. Primo tiro di Ale Iannace fuori. Attenzione, il Vison Giovanni. Il visionario. Attenzione a questo sinistro qui. Attenzione al sinistro. Di Mauro! Non ci credo! Già è una vittoria che il tiro di Fabio Di Mauro non va fuori dalla villa, signori. Come direbbe Blur. Attenzione a Enzo Costu che con la rincorsa breve prova a fare un tiro secco, non va di pallonetto, però tiri che fai. È un tiro perfetto, perciò ti dispone, perché ti mette paura, ti mette a disagio. Io ho Giovanni. Attenzione, il visionario o Visono che trova la scusa delle api. Giovanni, il visone, palla per Ale Di Mauro.
il sinistro di Fabio. Sì! Mauro! Amo! 1-0! Fabio di Mauro! Il nervosismo di Enzo Costu Cost. Ricorso a breve. Vincenzo Costa! Cost! Tu Costa! 1-1! Abbiamo il destro più forte e il sinistro più forte di YouTube d'oro. Attenzione! Attenzione! Ale degli corner! Quaglio, ma tu vedi proprio l'abbonamento, più pizzo! Oh, dare la roba a luna, ma vedi! Super Allan! Fabio Di Mauro, risultato di 1-1, una finale combattutissima. Fabio Di Mauro. Fabio Di Mauro la prende male. La prende male Fabio Di Mauro e dice: ah, vuole cacciare di prima Enzo Cost to Cost. Una sentenza. Vincenzo Costa! Con le api! Con le api! 2-1! La tecnica Ale Giannace. Vediamo se funziona adesso per il pareggio. Ale Giannace! Non ci credo, ragazzi, mi assurdo! Godo! Giovanni il Visone, appena uscito dal carcere, dagli arresti domiciliari. Il Visone non si è allenato, in galera. Parte Fabio Di Mauro. Signori, è il turno di Fabio Di Mauro Nardi. Vai, Fabio! Il sinistro! Bordo anche per lui. Parte Enzo Costa! Ha sfiorato l'incrocio. Alexander Giannace. Incredibile. Ha fatto un gol spettacolare. Ale Giannace, 2-2. E allora, ragazzi, come finale che sia, 2-2. Chi segna questa vince. E il match point c'era la squadra di Giovanni, no! Il visionario che fa il ballo. Vai, non ci credo. Se segniamo così buttavo la gamba in piscina, ero giù. Vediamo se il proprietario del canale deciderà. Questo match non vuole questo. Il destino vuole Fabio Di Mauro! Ma che ha fatto un Enzo Costa! Parte deve stare calmo. La ricorsa breve. Enzo Costa, bordo piscina. Ale Giannicelli, parte lui. Ale Giannace! La parte era per cortesia. Vediamo se usa la tecnica del balletto. Vediamo, sì, la sta usando. Ma per un'ape. Oh! Lascia fare sotto per! L'ho colpito! Già sta batteria a tentare. Giovanni Viso! Giovanni! Non ci capi? Giovanni, che fonde rischi, dai! Vai, Fabio, vediamo se questo può essere. No. Il tiro giusto! Vai, va. Veloce, vai! Ale Giannace, chiamato mezzo alla trina, vuole vendicarsi per questa parolaccia. Lo fa! No! Ogni volta che prendi qua, questo marmo io godo. Parole, vai, non ho parole. Giovanni. Oh! Il Visone! Giovanni il Visone! Non ci credo! Lo sapevo! Lo sapevo! Andalo qua! Questa sfida è stata vinta da Super Allan e Vincenzo Costi, scontati all'MD. Ragazzi, abbiamo perso, incredibile che l'ultimo gol l'ha fatto Super Allan. Va bene così. Grazie ragazzi per aver visto il video fino a questo punto. Mi raccomando, se vi piacciono i video in Villa Napoli Creators, mettete mi piace, commentate, condividete il video. Fabio Di Mauro, numero 1. Prossimo video, ciao ragazzi. Ciao!